Buonasera a tutti, ben trovati da Fabio Sinatti, Falomi Valdemaro. E siamo di nuovo a commentare ancora una volta questo evento di fine ottobre per la 18ª edizione della Maratona Città d'Arezzo, che vediamo fra l'altro, diciamo, inciampare un po' nella fase di avvio anche un nostro Silvano Sguerri, quindi atleta retino, che è stato poi sovrastato da altri atleti, però tutto sommato alla fine è riuscito a completare la gara, ma ovviamente lì è stato proprio l'inciampo della striscia di partenza. E sai, anche Silvano comincia ad avere qualche annetto, sono 70 anni, sicché batta un velo di carta che si potrebbe inciampare. Comunque, rivedendo queste trasmissioni, questa manifestazione, l'adrenalina a distanza anche di 10 giorni veramente sale a 1000, perché vedere uno spettacolo del genere è sempre una cosa emozionantissima. E poi fra l'altro con Fabio Fiaschi, che saluto ovviamente cordialmente, che all'inizio proprio della partita ha dato proprio l'adrenalina sufficiente per cercare di dare ancora il massimo della potenzialità a ognuno di questi partecipanti. E sai, Fabio Fiaschi ormai è un noto commentatore che dà enfasi veramente alla manifestazione. Lo conosciamo ormai da anni, non solo qui ad Arezzo, ma in tutta la Toscana e forse anche oltre. Comunque è veramente uno speaker eccezionale, noi ci troviamo bene, io veramente lo reputo un grandissimo. Ecco, come si diceva prima, ovviamente una partenza, quella fatta diciamo anche quest'anno, è una partenza funzionale, fra l'altro con quello sfogo del Parco Pertini, in cui molti si sono riscaldati, hanno quindi permesso loro di realizzare, diciamo, il proprio riscaldamento, la propria, diciamo, preparazione prima della partenza, e poi ovviamente le condizioni meteo, che queste qui contribuiscono sicuramente a una riuscita migliore, insomma, della manifestazione. Sì, sicuramente la partenza come logistica non potrebbe essere delle migliori, perché poi in fin dei conti alla partenza si va tutti di dietro all'arco delle transenne, e proprio lì dietro c'è un bel parco da poter fare ciò che si vuole, insomma, per quanto riguarda il riscaldamento. Ecco, qui vediamo già intanto che nella fase, diciamo, centrale, iniziale, diciamo, della gara, quindi nel centro proprio della città, in cui gli atleti si sono poi rivoltati, diciamo, riversati, ecco, dobbiamo dire che il ritmo impresso fin dalle prime battute è stato un ritmo molto sostenuto. Questo soprattutto, diciamo, proprio alle condizioni anche meteo, ma soprattutto anche allo spirito che molti atleti, diciamo, improntavano, anche perché effettivamente c'erano dei bonus interessanti che per molti poteva essere veramente, insomma, ecco, una cosa carina, insomma, ecco, da un punto di vista proprio economico. Sì, sicuramente, però quando ci sono diversi atleti di un certo livello che cominciano a fare gara fin dall'inizio, dopo ne va anche di mezza manifestazione, perché hanno fatto subito selezione e sono rimasti solamente in due già a metà percorso, e questo qui magari per lo spettacolo, mentre invece altre volte sono rimasti anche in 5-6 fino agli ultimi 3-4 chilometri. Una cosa che un pochino mi dispiace di questa manifestazione, che in questa manifestazione sono venuti in meno degli atleti ad alto livello italiani, diciamo. Questo purtroppo è la parte dolente, ma ahimè è, diciamo, un po' in tutte le manifestazioni che si rispettano di un certo prestigio a livello nazionale e internazionale, quando sono presenti poi molti atleti anche dell'Africa, quell'altri o diciamo cercano di svicolare, perché ovviamente sarebbero sovrastati dalla forza, diciamo, di questi atleti, o anche perché effettivamente si trovano un po' a disagio, perché qui i grandi atleti italiani purtroppo non ce ne sono tanti più, fatta salve, diciamo, per Stefano Baldini, quindi passato lui è passato un pochino un'era, e adesso si devono un pochino ricostruire un po' anche le fasi migliori, diciamo, dell'atletica italiana. Ora, domenica scorsa ci sono state le elezioni, è stato riconfermato Giomi alla presidenza, però effettivamente non è che abbia brillato in questo quadriennio da un punto di vista proprio tecnico, quindi è mancato qualche cosa, quindi la struttura anche organizzativa della federazione ovviamente deve essere rivista, cercando di trovare un pochino anche dei top runner all'altezza, ma non soltanto nel mezzo fondo, ma direi un po' in tutte le specialità. Cioè, siamo andati alle Olimpiadi e abbiamo fatto soltanto la presenza, insomma, ecco, quindi quando in Olimpiadi non c'è neanche una medaglia, insomma, questo la dice lunga su quello che è stato fatto in questi 4 anni, quello che abbiamo seminato, diciamo, ecco.
E quindi chiaramente speriamo, ecco, con anche il rinnovo, diciamo, delle cariche su Alfio Giomi, che possa però portarsi dietro una struttura organizzativa diversa, che possa dare un cambio, cioè, diciamo, anche proprio di passo per gli atleti, diciamo, italiani, per l'atletica italiana in particolare, altrimenti saremo costretti, nostro malgrado, a commentare sempre atleti, seppur anche di un certo spessore, ma tutti atleti stranieri, e quindi mancano quelle presenze, diciamo, azzurre che a volte enfatizzano anche il pubblico, diciamo, italiano. Anche se poi veramente i campioni non è che si possono inventare, però ci vogliono delle strutture, ci vuole un lavoro a monte per cercare di portare nel mezzo fondo o nel fondo stesso atleti che possono anche spiccare a livello internazionale, mentre invece la differenza la fa quando facciamo la scalata al Castello, che sono 10.000 metri, e lì, insomma, fra Meucci e Stefano La Rosa, fra Daniele e Stefano, insomma, riusciamo ad avere anche degli atleti nostrani che possono dire la loro nei confronti di questi grandissimi, da questi grandissimi podisti. Solo che qui, ecco, mentre per loro c'è la possibilità di variare costantemente i soggetti, quindi certo. Diciamo che loro hanno la possibilità di sbizzarrirsi, ce ne sono 10, poi ne possono trovare altri 10, poi ne possono trovare altri 10. I nostri invece, quando ne salta uno, non c'è più niente, c'è il vuoto. Poi c'è un discorso da fare, che se viene i 5 marocchini o 5 etiopi o 5 keniani, per noi sono tutti neri uguali, diciamo, no? Certo. Mentre invece quando si parla di bianchi, insomma, ecco, qui siamo tre aretini, infatti, Kenti, ecco, Soldini e poi anche Tartaglini che si sono presentati, diciamo che, ecco, la nota forse positiva è la presenza anche degli aretini, che sono ben comportati, tutto sommato alla fine si sono, diciamo, collocati tra il 30° e il 40° posto una decina di atleti, quindi, insomma, questo, ecco, ci fa un pochino insomma, ci fa un pochino sperare, anche se poi il risultato tecnico non è stato dei migliori, ma questo l'abbiamo detto, effettivamente quella giornata lì è stata una giornata calda, quindi forse per certi versi bello da un punto di vista dell'immagine, dello spettacolo, forse un po' meno da un punto di vista agonistico, perché non a caso gli atleti di punta che erano partiti avevano, diciamo, condotto la gara con un ritmo forsennato. Intanto qui vediamo proprio Ketch che sta conducendo la gara, quello che poi ha tirato la gara fin dalle prime battute, insieme a lui Mele Ezechiel, insomma, i due compagni sempre dello staff di Dionisi, che tirano. E poi qui, ecco, a livello anche femminile, anche qui c'è stata sempre veramente una certa battaglia molto incerta anche fin dalle primissime battute, insomma. Intanto sì, vediamo Stefano Spertiti con questo sistema nuovo, cioè molto, molto artigianale, ma funzionale per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, anche della mini runner, della non competitiva e dell'agonistica. E qui, cartello mobile. Cartello mobile, però è sempre molto effettivo. Poi certo, vediamo Fausto Sarrini che sta seguendo passo dopo passo un po' gli atleti, anche per vedere le loro caratteristiche da un punto di vista tecnico, da un punto di vista proprio anche agonistico. Qui siamo usciti un po', siamo nella zona della Croce Rossa, dove gli atleti veramente stanno andando a un ritmo forsennato. Sì, qui è anche un bel gruppetto, di una decina di unità, e qui la Cerono, che era partita forte, era partita, insomma, ecco, cercando proprio di staccare gli altri della Run Together, poi dopo ovviamente ha un pochino perso nella seconda parte del percorso. Chi ti ricorda quando corre quella ragazza? Una ragazza che correva anche con noi. Quel modo, quello stile abbastanza può darsi, sì. E ora non mi ricordo. Arianna Fabbri non ha quel modo di correre, Arianna Fabbri tra l'altro era presente in quella circostanza, faceva la gara non competitiva, ma comunque sia non male. E qui intanto vediamo, ecco, gli atleti che ovviamente si portano verso la zona della Marchionna. Vedete qui il passo, diciamo, molto elegante, molto tecnico da parte degli atleti. Qui stanno spingendo fortissimo. Stanno spingendo fortissimo, quindi bello, insomma, ecco, bella anche queste azioni. E poi ovviamente da ringraziare tutti i nostri volontari che si sono prodigati nel dare il meglio diciamo dell'organizzazione. Qui intanto vediamo sempre la testa della corsa femminile con la Gatte, che fra l'altro atleta che viene dalla Germania,
dalla Germania insieme a un altro gruppo, erano partiti, addirittura hanno fatto proprio tutto 1200 km in macchina, quindi veramente tanto di cappello anche per questi atleti che poi diciamo non improvvisano ma affrontano un tragitto molto, molto lungo, anche perché loro le loro prestazioni vengono programmate, non la prestazione, le loro presenze vengono programmate a monte, insomma. Certo oggi siamo qui, fra una settimana siamo là, insomma. Ecco, qui vediamo il giovane Mayo Rogers, l'atleta che dicevi l'altra volta, molto significativo, effettivamente un atleta emergente, fra l'altro ancora promessa, quindi pensate un po', c'è cioè classe 1992 mi sembra, 94, qualcosa del genere, quindi vedere questo atleta che ancora diciamo sta spingendo forte e ha un potenziale da crescita, ecco. E qui vediamo bella azione di questi atleti che ovviamente stanno ritornando verso il centro della città di Arezzo per il primo passaggio, ma vedete come sta spingendo Kötsch, effettivamente è qualcosa di impressionante. E poi vediamo Chisorio, un altro atleta, sai, qui chiaramente ognuno cerca di dare la propria spinta anche per cercare di raggiungere quell'obiettivo importante di scendere sotto certi tempi per avere bonus. Certo. E qui intanto vediamo l'atleta diciamo della Run Together che era in testa, quindi aveva anche un certo vantaggio sulle immediate inseguitrici, e poi nella seconda parte è successo qualcosa che probabilmente non si aspettava neanche lei. Tornando a Roger Di Maio, vediamo proprio il numero, come si parlava di lui, sì. È il numero 16, quello con la maglietta viola, diciamo, tanto per... Sì, certo. E qui è il primo passaggio agli 8 km, credo, all'incirca. Sì, qui siamo intorno alle 8,3, 8,4 il passaggio, vediamo Kulmas, invece l'atleta Scalas, Mattia, che è il primo atleta italiano. Sì. Fra l'altro è un ragazzino molto giovane, molto umile, speriamo, diciamo, è uno degli emergenti, ci auguriamo che anche questo possa crescere nel proseguo, diciamo, degli anni a venire. E qui vediamo, ecco, il passaggio anche del settore femminile, sempre in vantaggio l'atleta della Run Together. Qui siamo nell'entroterra, diciamo, nella zona San Lorentino, ovviamente un po' leggera discesa, qui già cominciano a vedere le prime avvisaglie per staccare gli avversari. Intanto qui c'è proprio Meli e Kötsch, quindi i due protagonisti, diciamo i due keniani che stanno conducendo questa gara, e l'atleta nel settore femminile, quindi vediamo proprio questo ping pong tra la testa della corsa. Qui invece il gruppetto degli aretini, vedete, c'è Taras, c'è Annetti, c'era poi gli altri atleti, Emanuele Graziani, c'era Vannuccini, c'era anche Matthews, l'altro atleta, quindi direi che gli aretini si sono un pochino compattati per cercare di mantenere un ritmo, diciamo, forse nato. Qui vediamo la bella, diciamo, zona di piazza Guido Monaco, che anche veramente questa panoramica con il drone non è che faccia male, insomma. È stato un bello spettacolo, direi, dà un senso anche della città molto più appariscente, diciamo così. Poi è anche bello vedere dall'alto la nostra città, piazza Guido Monaco, con tutte quelle piante tagliate verso, insomma. Certo, no. Tutto sono quelle formule che permettono ovviamente di conoscere meglio anche la città nel suo complesso. Quindi questo ci fa estremamente, diciamo, anche piacere. Ecco, dicevamo gli atleti di casa nostra, con Taras che è arrivato 29esimo assoluto, poi Annetti 30esimo, Graziani 31esimo, poi Matthews 33esimo, Donnini 34, poi c'è stato Taos Zaccaria, Tartaglini, insomma, ecco, nei primi 40 ragazzini Giacomo, cioè ci sono piazzati diversi atleti, quindi direi non male. Il risultato tecnico ovviamente non è forse di quelli migliori, perché si aggira intorno all'1,14, è sempre più difficile poter fare i tempi, diciamo, da 1,10 e 1,11, anche perché siamo alla fine della stagione, quindi non tutti hanno preparato in maniera adeguata la gara. Qui intanto vediamo proprio i due battistrada che hanno lasciato la compagnia, hanno preso forza e quindi il ritmo impresso alla gara è diventato, diciamo, proibitivo per gli immediati inseguitori, che è Rogers, che chiaramente anche lui va in spinta. Qui c'è questo piccolo falso piano che permette loro anche di poter, diciamo, andare un pochino più avanti, però vediamo i due battistrada veramente stanno spingendo, ma soprattutto direi proprio Kipruto Kötsch, che con il Petrona numero 6, che sta veramente una cosa spettacolare. Forse se avesse avuto un compagno che lo stimolava un pochino di più, potevano ancora scendere sotto l'ora e due, perché
il ritmo impresso fin dalle battute iniziali era proprio in progressione su quella linea lì. Ecco, chi invece forse non è andato nel migliore dei modi, proprio abbiamo visto l'atleta della Run Together, che era Vanji Paul Kariuki, che poteva veramente spingere molto di più. Ecco qui intanto vediamo proprio siamo tornati nella testa della corsa con Mele Ezekiel Kiprotic, atleta con il pettorale numero 8, atleta che vanta un personale intorno ai 60 minuti netti, quindi pensate un po' come anche Kvecce, quindi sono atleti che sono ormai abituati a questi ritmi abbastanza consistenti, insomma, ecco, persone che hanno l'ora e qualche secondo come personale. Ovviamente gareggiano quasi tutte le settimane, quindi non possono mantenere sempre certi ritmi a certi livelli. Comunque io guardavo questi due, i primi due, e c'è differenza, cioè guardando attentamente c'è molta differenza di tipo di corsa fra l'uno e l'altro. È uno spettacolo vederlo, il numero 6, cioè quello che... quello che poi, certo, non mi ricordo, certo, il nome, insomma, come viene. Quindi vediamo la Cerono, che invece è partita al comando, la vincitrice anche dello scorso anno, con Bedini, e dietro abbiamo visto invece l'altra atleta che sta inseguendo, mentre i due battistrada ancora in maniera proprio decisa, senza, non curanti, diciamo, dello spazio, sembra che macinino metri sopra metri. Vedete queste persone che vengono doppiate, addirittura sembrano ferme proprio. Non per questo vorrei andare come secondo, intendiamoci. No, questi veramente stanno mantenendo un ritmo veramente sostenuto, insomma, se poi andiamo a vedere il ritmo finale, 2,56 a chilometro come media, insomma, ragazzi, la dice lunga. Ma questi sono andati anche sotto i 2,50 in certi tratti di percorso, pertanto all'inizio sono abituati. Per fare selezione sicuramente, esatto, quando erano in 8, per rompere insomma la resistenza di altri, no, di non portare troppa gente all'arrivo. E qui siamo nella parte, diciamo, un pochino più difficoltosa, che probabilmente il prossimo anno potremmo anche evitare, quindi stiamo studiando un'ipotesi di cambiamento anche di percorso per dare ancora più vivacità e soprattutto anche più diciamo possibilità di ottenere un risultato tecnico di altissimo livello, perché ci sono le condizioni, ci sono gli atleti, quindi diciamo questo potrebbe essere un momento importante perché si possa avere ad Arezzo una mezza maratona veloce, e questo diciamo anche perché la federazione, insomma, sta credendo un po' su questa maratona città di Arezzo, pertanto evitando un po' alcuni girigogoli che sono stati determinati nella zona di Staggiano della Pace, e quindi lasciare anche la Pace, anche perché poi questa volta può creare problemi da un punto di vista del traffico, anche se quest'anno con questa deviazione, con questi birilli che abbiamo realizzato, insomma, ha permesso effettivamente di dare molta più sicurezza sia agli atleti ma anche agli automobilisti, quindi insomma non abbiamo visto grandi problematiche. Mi fa piacere che anche il sindaco abbia sollevato questo problema, dice ma una volta tanto, insomma, diamo la possibilità a questi atleti di correre, quindi un piccolo disagio non è la morte di nessuno, pertanto, questo fa piacere, no? Pertanto diciamo ha percepito il messaggio che questa manifestazione possono dare alla città e allo sport nel suo complesso. Ecco, dove c'era prima quella ragazza che sarà 35 kg, l'ho vista, piccolina, magrolina. Sì. No, sta facendo una corsa fantastica. Ecco, come diciamo, vedi, ci sono dei bei viali, queste sono veramente le gare da poter fare una bella manifestazione. Certo. Dopo è logico in via della Reghia, lì sotto. Lì bisogna togliere qualcosa. Effettivamente si sta studiando proprio di eliminare alcuni tratti per dare ancora più bellezza alla manifestazione, perché ci sono le condizioni veramente di dare bellezza, come la zona Marchionna è sicuramente molto bella, quindi trovare una opportunità. Ma qui vediamo sempre l'azione dei due battistrada che non sono per niente, diciamo, stanchi, sembra quasi che abbiano veramente preso un ritmo forsennato. E peccato che Meli non ha il supporto del compagno di avventura per poter ancora andare a spingere, quindi è lui soltanto che va a spingere. Mi sembra di rivedere l'etiope che vinse quell'anno con una scarpa sciolta, a Bere Sciane, che fece una corsa stupenda, fantastica. Batte del record, mi sembra, esatto, di tutto, ancora, quindi, sia suo ancora, sì, il record. Se riuscisse, ecco, per dire, se lui aveva un altro personaggio che lo stimolava, sono convinto che in questa occasione Kitsch poteva fare veramente un grandissimo tempo, perché le condizioni c'erano e anche lo stato di forma mi sembra adeguato. E qui vediamo anche
Rogers, che effettivamente Maio, che è un altro atleta che sta crescendo moltissimo dopo l'esperienza, diciamo, della scalata al Castello in cui fu protagonista. Questa era una gara un pochino per lui un po' più difficile, perché è più un mezzofondista veloce, quindi diciamo fino a 10 km può andare bene, poi nella mezza maratona non ha quelle chance particolari, ma qui ha dimostrato già una sua presenza, perché un terzo posto, ragazzi, comincia a essere un terzo posto, 1:03:32, insomma non è male per poter scendere 1:03, non è poi credo in 21 km, non credo sia difficile per lui, insomma, no. Basta ci sono le condizioni, un pochino sopra la voglia. Perché poi un ragazzo di 22 anni, si può dire, in queste distanze sono le prime armi. Sono convinto che l'anno prossimo, se rimane qui in zona o verrà più spesso a queste manifestazioni, sarà determinato e soprattutto sarà determinante in molte manifestazioni, perché sembra che abbia in corpo delle potenzialità che ancora non riesce a esprimere al meglio. Insomma, ecco, qui intanto andiamo a fare proprio questo personale anche corsa per quanto riguarda la protagonista femminile, che effettivamente ha staccato con una sua, diciamo, tecnica, quella proprio di andare a recuperare e poi staccare gli avversari. Quindi il ritmo, lei si è basata proprio ritmo nei 21 km, esatto, senza pensare ad altro. Quindi andando, siamo sul ritmo, è andata veramente. Quanti anni ha questa ragazza? Ma dovrebbe essere giovane, ora sotto mano non ho diciamo i tempi, però ecco, sicuramente è un atleta che può senz'altro progredire. E qui vediamo che il numero 6 ha staccato il numero 8 proprio lì, Bianconetana, diciamo. E qui sì, c'è stato proprio l'allungo. Qui c'è stato proprio l'allungo, mentre sempre solitaria anche l'atleta al femminile, che sta cercando di staccare un po' tutti gli avversari. Ovviamente qui quello che conta, oltre al risultato, diciamo, del piazzamento, conta anche il tempo. Ecco perché qui siamo nella discesa di Via delle Gagliarde, quindi in prossimità proprio degli ultimi 400 metri, poi una volta usciti fuori dalla muta, tanto per capirsi, lì siamo in prossimità, diciamo, del rettilineo conclusivo, che ovviamente mette tutti un po' nelle condizioni di poter sprintare, poi ovviamente anche tanta presenza anche di pubblico. Quindi intanto vediamo proprio l'atleta che si rifocilla, e qui abbiamo questo mega, diciamo, ristoro che è stato collegato proprio alla rotatoria, che ha permesso un po' a tutti di poterne usufruire in senso positivo. E qui siamo proprio nelle finale per quanto riguarda questo allungo, cerca di spingere, addirittura guardate, nello spazio di 500 metri ha preso al più diretto avversario, ha preso quasi 40 metri, insomma, ecco. E pensare che andavano tutti allo stesso ritmo, che ha detto a questo punto, dice, bisogna che io vada via, non posso stare. Sai, lui forse non so se vedeva il tempo, ma penso che lo vedeva, perché c'era l'auto davanti sì, a lui. Sì, non lo vedevo. Lo vedevo. Beh, per 14 secondi non ha abbassato. Ci ha provato, probabilmente è partito troppo tardi. Un po' troppo tardi, però sai, bisogna vedere quanto ne ha, gli stimoli che ci sono, chi c'ha dietro, insomma. No, quello sicuramente è determinante anche per quanto riguarda questo aspetto, diciamo, dell'arrivo. E qui vediamo proprio una panoramica dall'alto e poi il rettilineo conclusivo, che effettivamente, direi un bello spettacolo, insomma, ecco, che vedere anche tanta gente, pubblico che, diciamo, appassionato, applaude ugualmente per quanto riguarda anche proprio i personaggi, anche se non sono, diciamo, italiani, però chiaramente. E qui vediamo anche il secondo, Meli, che è andato molto forte. Quindi questi due atleti che hanno veramente dato battaglia e soprattutto spettacolo alla. Poi sicuramente gli spettatori non saranno sempre gli stessi, ma tanti che gli garba questo sport sono anche quelli che vengono alla scalata al Castello, certo, e alla mezza maratonina degli anni passati. Ora cominciano a capire anche loro e conoscere i personaggi. Comincia a essere una cultura. Dico che comincia a cambiare anche la cultura, anche degli appassionati dell'atletica, diciamo così, fra virgolette. Di conseguenza cominciano a conoscere anche loro gli atleti, quelli che sono di valore o meno, capito? Non è un semplice arrivo qualunque. Certo. Anche il passaggio stesso, quando vedono i passaggi con un certo ritmo o no, capiscono veramente se l'atleta è di valore. Poi quest'anno vedi anche l'arrivo separato dalla non competitiva. Sì, è venuto abbastanza lineare. Molto bene, sì. Diciamo che a forza di studiarle queste cose siamo riusciti anche a dare questa. Quest'anno è stato cambiato anche il modo di le riprese delle immagini della RAI, e non voglio dire che siano meglio o peggio, però si vede il cambiamento, è cambiato qualche cosa.
Ecco, qui intanto vediamo proprio nella zona del traguardo Midar che va un pochino a disturbare l'arrivo della vincitrice, che comunque sia con un 14 è riuscita, diciamo, a raggiungere il risultato finale, abbastanza provati comunque. Ecco, qui vediamo anche dalla parte alta, sempre con il famoso drone, che ecco Viceron che giunge al traguardo. E poi al terzo posto Kip Lagatte, quindi vediamo anche lei. Questa taglia molto robusta, questa, passi dietro quel peso. Però è andata forte, sì, è andata, e tra l'altro è partita fortissima. Ecco, vediamo Kip Lagatte insieme ai ragazzi di Giacomo, che giunge 40° assoluto. Quindi, anche per dire, diciamo, le tre atlete che sono arrivate addirittura, qualcuna è arrivata anche nei primi 25-30, nei primi 30 posti, è arrivata la prima anche donna. La terza ha un bel fisico per correre. E adesso vediamo che il risultato, ecco che c'è 1-2-13, 1-2 Ezekiel Meri 25, Roger Maglio 1-3-32, Musobo 1-3-47, 1-3-59 per quanto riguarda i primi 5 nel settore maschile, mentre per il settore femminile la Kevitok Ruth 1-14-11, Caroline Cerono 1-15-54, Gladys Kip Lagatte 1-18 netti, Claudette Musakakindi 1-18-17 e poi intervista. Ma un'impressione bellissima, c'è una cartolina di Arezzo stamani che è spettacolare, complice il tempo meraviglioso e questa moltitudine di corridori, in parte agonistici e in parte no, che ha, diciamo, scontornato la nostra città con i colori e con la voglia di correre e di fare dello sport. Devo ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione che tutti gli anni mettono in piedi una cosa veramente molto bella per Arezzo, per gli aretini e per tutti gli sportivi. Ho sentito qualche piccola polemica perché si sono chiuse le strade. Io chiedo ai miei concittadini di portare un minimo di pazienza, perché una manifestazione come questa è molto più di quello che porta che non quello che toglie. Quindi con l'augurio il prossimo anno veramente di poterci essere anch'io, perché quest'anno l'invidia per loro che correvano, io che li dovevo guardare con la giacchetta, un pochino mi ha penalizzato. Beh, per me direi che è un grande successo questa 18ª edizione, grazie anche alle parole del sindaco che ci stimolano a proseguire anche su questa strada, che è importante per noi soprattutto sviluppare nella città di Arezzo una cultura anche dello sport, in questo caso qui il podismo, la corsa su strada, che avvicina tantissime persone, dalle scuole agli anziani, dai campionati che ci sono stati alle persone, diciamo, altamente qualificate. Quindi veramente è una festa di popolo che noi in primis come Polisportiva Policiano Arezzo Atletica siamo soddisfattissimi, ma spero che tutta la città di Arezzo ne possa giovare a suo vantaggio e soprattutto perseguire questa iniziativa anche negli anni futuri. Ok, Teresa was good. Actually the course was good, but the problem is the weather, it was very hot. So I didn't actually make the time that I was expecting, but all in all, I thank God because I was the winner for today. But the course was actually good. It is good, but the problem is weather. The race was very good. The weather was fine. We did a good competition today with a good time. Yeah. And the city is very beautiful. Yeah. Ovviamente salutiamo un po' tutti gli appassionati di podismo e atletica, ovviamente l'appuntamento è per domenica 13 di novembre per il Memoria Annetti 20ª edizione, ricordo di questo ragazzo ex atleta, diciamo, della Polisportiva Policiano, che si rinnova tutti gli anni con questo trail di 12 km e di 22 km tra Policiano Lignano e Policiano, nella mattina alle ore 9 la partenza e poi nel pomeriggio invece dalle 15:20 in poi gare del settore giovanile con tanti bambini che chiaramente, diciamo, faranno colore a questa manifestazione. Grazie e un buon proseguimento con i nostri programmi.